Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ovviamente la visita del Premier Matteo Renzi in Abruzzo. Renzi è arrivato con l'elicottero atterrando attorno alle 13 a Coppito e poi si è spostato in macchina presso l'Istituto di Fisica Nucleare Nazionale ad Assergi, sempre in provincia dell'Aquila. Qui ci sarà una conferenza stampa. Noi ci possiamo collegare in diretta con Francesca Romana Testi, che è la nostra inviata al seguito di Matteo Renzi. Francesca, mi senti? Francesca. Sì, Alfredo, ti sento. Come hai annunciato, è arrivato il Premier intorno alle 13. Siamo in attesa. Come vedete dalle immagini, c'è una schiera di forze dell'ordine e anche di rappresentanti delle istituzioni abruzzesi che stanno attendendo. Quello che vedete è l'ingresso di uno delle sale dove avverrà un altro incontro privato del Premier Renzi. A seguire poi ci sarà un incontro con la stampa, un incontro pubblico. Nel frattempo, come detto, c'è stata la visita ai laboratori insieme a lui. C'è il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, perciò insomma una giornata che inizia direttamente con questa visita. In questo momento tutte le televisioni sono qui proprio nell'attesa di vedere il passaggio. Ecco, quello che è stato detto, diciamo che è una certa distanza dal Premier, la stampa non può avvicinarsi inizialmente, ci sarà proprio uno spazio dedicato dove in qualche modo lui farà quello che è il resoconto di questa visita. Tra l'altro la visita del Premier è stata annunciata come l'avvio di una serie di visite istituzionali per vedere l'Italia e per fare visite in quei posti dove l'economia sta ripartendo. A seguire nel pomeriggio ci sarà l'annunciata visita da Walter Tosto a Chieti Scalo, una delle più grandi aziende che esporta in tutto il mondo, e quindi questa è l'avvio di questa giornata. Aprirà proprio l'Abruzzo, ieri c'è stato l'annuncio ufficiale del Premier e infatti tutti si sono preparati con una certa velocità, perché immaginate quello che può succedere ad avere meno di 24 ore per preparare l'arrivo del Premier. Le forze dell'ordine sono presenti, ma in realtà non c'è un clima di tensione, è tutto molto sereno e disteso. Hanno chiesto alla stampa di rispettare una certa distanza, passano anche davanti alle telecamere i ricercatori, anche gli studenti, quindi in realtà non si capisce bene se siano stati informati di questa visita oppure no. Insomma, tutto scorre in una maniera molto serena. Ecco, non Francesca, so se dalle immagini è possibile vedere, ma non ci sono, insomma. Francesca, sì. Mi senti? Solo per aggiungere, per completezza di informazione, il Premier è già in visita all'interno dei laboratori del Gran Sasso, una visita in forma privata, non aperta alle telecamere e ai giornalisti. Sì, sì, l'abbiamo detto, la visita è avvenuta all'inizio, lui è appena arrivato, ha fatto questa visita ai laboratori, le immagini sono state girate solo esclusivamente dalla sua troupe, questo ci è stato detto, infatti saranno messe a disposizione sul sito del governo, nessuno è potuto entrare perché di quello se ne è occupato solo esclusivamente il suo staff. Quelle che invece saranno a disposizione della stampa, ecco, dovrebbe arrivare, vediamo anche le auto con i lampeggianti, ecco, ce l'abbiamo davanti, guardate, l'auto blu arriva con i lampeggianti, sta arrivando in questo istante, quindi vedrete in diretta l'arrivo del Premier Renzi e vediamo anche quello che sarà il suo atteggiamento nei confronti, insomma, un po' della stampa e anche delle istituzioni presenti. Dovrebbe esserci anche il governo, eccolo qui, sta arrivando, sta salutando, eccolo, le istituzioni regionali. Vediamo anche se si vede la presenza del governatore D'Alfonso, perché abbiamo visto c'era Di Pangrazio, abbiamo visto, ecco, si sta avvicinando molto sereno il Premier, sta salutando tutti, le forze dell'ordine al suo seguito ci sono. Non riusciamo a vedere ancora il governatore d'Abruzzo, sta salutando, provano a fare delle domande dalla distanza data, però ovviamente era stato annunciato che non si poteva avvicinare. A questo punto ci sarà questo incontro, non sappiamo la presenza di chi, più tardi magari verrà rivelato, però vediamo, insomma, cercano di parlarci, ma è impossibile avvicinarlo, eccolo. E qui il governatore, D'Alfonso. Ecco, vediamo anche D'Alfonso, in questo momento lo sta tenendo, insomma, si stanno avvicinando all'ingresso, quindi il governatore è presente, anche perché con lui dovrebbe aver svolto anche la visita ai laboratori, quindi insomma insieme erano già stati, c'è anche il consigliere Petrucci, c'è Di Pangrazio, insomma abbiamo visto le forze istituzionali abruzzesi, non sono al completo però sono presenti. Ecco, questa è la sala dell'incontro. Noi ora però vi salutiamo perché in realtà ci hanno dato la possibilità di avvicinarci e con un altro ingresso, quindi ti richiedo la linea tra poco. D'accordo, Francesca, grazie. Noi
Andiamo avanti con il giornale e torneremo a collegarci nel momento in cui avremo la possibilità di ascoltare le parole del Premier Matteo Renzi all'interno della conferenza stampa. Intanto passiamo alla cronaca, perché c'è una notizia importante che riguarda un'operazione della Guardia di Finanza. Il nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle di Chieti ha individuato una società di capitali che operava in totale evasione fiscale nel settore del commercio di prodotti telefonici di alta gamma. L'intera operazione ha fatto emergere oltre 38 milioni di euro di base imponibile ed IVA non versate ed ha portato alla denuncia di due persone per aver omesso di dichiarare e pagare imposte, oltre a distruggere la contabilità. In particolare, la società ha acquistato da altre società italiane cosiddette cartiere, cioè costituite solo sulla carta e attualmente in fallimento, un ingente quantitativo di prodotti elettronici approfittando di un prezzo più basso. Successivamente la merce è stata rivenduta ad un prezzo inferiore a quello di mercato, realizzando così una situazione di concorrenza sleale. E passiamo adesso ad un'altra notizia importante che riguarda il Parco della Costa Teatina, perché Sinistra Ecologia e Libertà Abruzzo è tornata a parlare dell'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, questa volta annunciando e presentando un'interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ascoltiamo il servizio di Elisa Leuzzo. La procedura per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, nonostante diversi incontri di coordinamento, la conclusione dell'iter istituzionale resta sospesa. A tutt'oggi, infatti, manca la firma per formalizzare e istituire il parco. C'è un porto delle nebbie da diradare. Che fine ha fatto il Parco Nazionale della Costa Teatina? C'è chi non lo vuole istituire? Esca allo scoperto e proponga una legge abrogativa della legge che ha istituito il Parco Nazionale della Costa Teatina. Noi siamo invece perché l'Abruzzo si doti di un quarto parco nazionale, così come prevede la legge, e non capiamo i dubbi, le obiezioni, le falsità che sono state diffuse. Addirittura qualcuno arrivò a dire che le attività agricole erano inibite. È assurdo. Si torna quindi a chiedere chiarezza attraverso, questa volta, una interrogazione. Crediamo che sia ormai giunto il momento di dire sì o no. Sì, nel senso che se la legge è in vigore ed è in vigore una legge dello Stato, questo parco va istituito nel più breve tempo possibile, e così dovrebbe agire la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso cui noi torneremo ad avanzare le nostre istanze. Se così non è, allora il governo si assume la responsabilità di proporre una legge abrogativa di quella istitutiva, e allora lo diciamo chiaramente, questo parco non lo vogliamo. Vasso è il comune più grande interessato nel parco, però naturalmente vale per tutti e ci auspichiamo che non sia l'ennesimo argomento di campagna elettorale, che visto che a Vasso si vota, e vorremmo che questo invece già fosse una vittoria da scrivere per noi che vogliamo che il parco venga istituito, perché è il futuro del nostro territorio. E prima di arrivare all'Aquila, il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha visitato il liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara per l'inaugurazione del nuovo laboratorio di chimica e biologia. Paolo Renzetti. Scuola, famiglia e provincia assieme per dare un futuro al liceo Galileo Galilei di Pescara. Così gli studenti dell'indirizzo di scienze applicate del corso tradizionale di liceo scientifico che frequentano le aule di Viale Vespucci potranno usufruire del nuovo laboratorio di chimica e biologia inaugurato questa mattina alla presenza, tra gli altri, del governatore della regione Luciano D'Alfonso. La provincia di Pescara ha realizzato le strutture e le famiglie hanno offerto un contributo volontario per acquistare il materiale didattico necessario. Il nuovo laboratorio è in grado di ospitare fino a 30 alunni, garantendo la possibilità di effettuare gli esperimenti in tutta sicurezza, da quelli microbiologici a quelli di analisi chimica, passando per prove di ottica. Ma qui siamo davanti ad una scuola che si è messa davvero in cammino, e non solo dal punto di vista realizzativo, che noi incoraggeremo, parlo del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, ma anche questa idea di combinarsi con le imprese all'esterno, di animare un'attività di laboratorio che davvero porti la vita reale dell'economia e della società dentro le mura della scuola. Ho toccato con mano uno spirito positivo, moderno, europeista che la regione incoraggerà e sosterrà. Andiamo avanti con il nostro giornale, mentre
Stiamo sempre osservando le immagini da Assergi e tra poco il Premier Renzi sarà seduto per la conferenza stampa. Noi entreremo in diretta all'interno della sala della conferenza. Intanto a Montesilvano la giunta comunale ha dedicato una piazzetta a Renato Diodati, sopravvissuto all'Olocausto. Questa mattina si è svolta la cerimonia a Montesilvano Colle. Renato Diodati, reduce della Seconda Guerra Mondiale, sopravvissuto ai campi di concentramento, da oggi ha una piazza intitolata a suo nome. La giunta guidata da Francesco Maragno, infatti, ha deciso di dedicare al Montesilvanese la piazzetta antistante il centro sociale per anziani di Montesilvano Colle. La cerimonia si è svolta questa mattina in occasione del primo anniversario della sua morte. Ha lasciato in ciascuno di noi un vuoto molto profondo perché è riuscito a testimoniare con semplicità, ma a volte anche con il sorriso sulle labbra, i fatti drammatici che ha vissuto in prima persona durante la Seconda Guerra Mondiale, quando venne internato nei campi di concentramento. È un dovuto riscontro all'opera meritoria di uno dei nostri cittadini più eletti che hanno rappresentato davvero la storia di questa città. Presente tra gli altri il figlio di Renato Diodati, visibilmente commosso per l'omaggio al padre. È una sorpresa piacevole che il sindaco ci ha voluto fare, siamo onorati di questo, chiamiamolo regalo tra virgolette, e quindi una bella giornata per noi. Mi dispiace soltanto per i miei figli che non sono potuti essere presenti perché sono lontani, quindi purtroppo non è stato possibile farli rientrare. Qual è il ricordo di suo padre, quello più vivo in lei, di quando era bambino? Beh, di quando ero bambino, lui, diciamo, essendo falegname, per un ragazzino piccolo entrare nella falegnameria e cercare di giocare con il legno e con tutto quello che mio padre faceva con le sue mani, insomma, era la mia passione. Continuiamo, la giunta comunale di Pescara è tra le prime amministrazioni d'Italia a introdurre la figura del promotore dei diritti del cittadino anziano. Il Comune di Pescara si dota di una nuova figura, quella del promotore dei diritti del cittadino anziano. Sì, è una figura a cui teniamo molto per due aspetti. Il primo perché il Comune di Pescara è uno dei primi in Italia, ci sono tante leggi regionali e tanti progetti di legge nazionale sulla garante del cittadino anziano. Il promotore è una figura molto simile, l'istituiamo noi come Comune di Pescara, uno dei primi comuni in Italia. Il secondo è un aspetto, è che questa figura nasce da una proposta che ci viene da un'associazione che si chiama Nastro d'Argento, che è un'associazione che si occupa di cittadini anziani e che ce l'ha fatta durante un consiglio comunale straordinario. E per questo il ringraziamento sia a questa associazione sia a tutti i consiglieri comunali di Pescara che hanno votato all'unanimità l'istituzione di questa figura. È una figura importante perché la popolazione di Pescara, per il 24% circa, parliamo di 30.000 cittadini, è una popolazione di over 65 anni, quindi di tanti cittadini anziani. E questa sarà una figura nuova che verrà scelta con un avviso pubblico, verrà votata dai 2/3 del Consiglio Comunale per 3 anni ed è una figura che è totalmente gratuita, quindi non peserà sui bilanci del Comune di Pescara e si appoggerà nella struttura della Presidenza del Consiglio Comunale, quindi non distoglieremo altro personale. Però è una figura che sostanzialmente potrà, come il difensore civico una volta, essere reperita da qualsiasi cittadino che senza pagare alcunché verrà al Comune di Pescara, la troverà, la incontrerà e potrà segnalare di situazioni che riguardano persone che superano i 65 anni di età. Passiamo alla pagina dello sport che vi ricordo interromperemo nel momento in cui inizierà la conferenza stampa del Premier Matteo Renzi nei laboratori del Gran Sasso ad Assergi. Parliamo ovviamente di Serie B e del Pescara. Ricomincia la settimana di lavoro per i biancazzurri che provano a mettersi alle spalle la sconfitta beffa di Cagliari. In vista del match dell'Adriatico Cornacchia contro l'Ascoli, il tecnico Oddo recupera Verde e quasi certamente Coda. Da valutare invece le condizioni di Campagnaro, Crescenzi e Fornasier. Sabato ha siglato il suo primo gol in campionato Lucas Torreira, che andiamo ad ascoltare nell'intervista. È stata una gioia molto importante per me perché è stato il primo gol in Serie B
E la giocata l'abbiamo preparato in settimana e si è riuscito bene con lui, ma oggi purtroppo non abbiamo riuscito a portare 3 punti a casa, quindi siamo un po' male. Quanta rabbia c'è per una sconfitta arrivata dopo una prestazione così, almeno per un'ora avete surclassato il Cagliari? Tantissima rabbia, perché i primi 45 minuti dovevamo fare 3 o 4 gol almeno, perché abbiamo avuto le occasioni e abbiamo sbagliato, dovevamo essere più cattivi, ma dopo il calcio è così, chi non fa gol. Poi il secondo tempo loro hanno uscito con un'altra voglia e noi siamo tirati un po' dietro e abbiamo pagato le conseguenze. Stai tornando ad essere il giocatore che avevamo visto anche nella passata stagione? Sì, dopo quell'infortunio che ho avuto sono tornato, diciamo che più forte, perché ho lavorato tantissimo. Adesso sono da 3 o 4 partite che sto facendo titolare e niente, voglio solo fare bene per la squadra. Torreira, sabato c'è questa partita con l'Ascoli, una partita importante perché bisognerà cercare di tornare alla vittoria, una partita importante a cui tengono molto anche i tifosi. Sì, le partite sono tutte importanti, quelle che stanno sotto, quelle che stanno davanti, sempre ti la giocano uguale, quindi in casa dobbiamo sempre vincere. Ed ora una notizia che riguarda il premio Prisco. Sono state rese note questa mattina dalla giuria presieduta da Sergio Zavoli le terne finaliste del premio nazionale Giuseppe Prisco per i dirigenti: Nellizza per il premio Squinzi del Sassuolo, Stirpe del Frosinone, Giulini del Cagliari, mentre tra gli allenatori Eusebio Di Francesco del Sassuolo, Ventura del Torino e Edireia dell'Atalanta. Tra i calciatori invece alcune conoscenze del ex giocatori del Pescara, Insigne che adesso è in forza al Napoli, il gioiellino di Manopello Marco Verratti del PSG e Bernardeschi della Fiorentina. Scendiamo adesso in Lega Pro. Brutta prestazione del Teramo che esce malamente sconfitto dalla trasferta sul campo della derelitta Lupa Roma. Decide un rigore di Fofanà per i biancorossi, traversa di Cruciani, ma c'è poco o nulla da salvare. Andiamo a vedere il servizio. Il Teramo dà forse l'addio alle residue speranze di acciuffare la zona playoff, perdendo di misura in casa della Lupa Roma, penultima in classifica, ma squadra tutt'altro che rassegnata. In terra laziale i ragazzi di Vincenzo Vivarini hanno offerto una prestazione opaca al cospetto di un avversario che ha gettato in campo maggiore cattiveria agonistica di Speranza e compagni, che devono così riporre nel cassetto i sogni di gloria e pensare a questo punto a chiudere la stagione senza correre rischi. In campo c'è una Lupa Roma a trazione anteriore con Belkaid, Tullio e Fofana in attacco fra i biancorossi di Vivarini, formazione praticamente annunciata con il solito 3-5-2 e le noci a ridosso di Forte. Al quinto Ricci si comincia sul filo dell'equilibrio, al terzo c'è però un cross teso dalla destra di Daffara che costringe Tonti alla respinta con i pugni, al settimo c'è una buona opportunità per Forte che al limite dell'area sull'uscita di Anedda termina a terra e chiede il fallo con Nicoletti di Catanzaro, che lascia però proseguire fra le proteste dell'attaccante biancorosso. Al nono minuto buona opportunità ancora per gli ospiti con Forte che in area lascia le noci, che tira però alto da buona posizione. La gara è giocata a buon ritmo e con diversi capovolgimenti di fronte. Al quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'è una rovesciata alta in area abruzzese di Daffara. Il Teramo quando spinge crea problemi laziali e così accade che al 20° di Palantoni in area ha la palla buona, mancando però la mira e concludendo alto. Al 32° ancora di Palantoni crossa in area per Forte che si gira e mette però sopra la traversa pressato da un difensore. L'ultima opportunità per i locali con un tiro centrale di Belkaid. Nella ripresa si ricomincia ancora sui binari della perfetta parità. Al 14° ci prova Forte dai 18 metri con la conclusione che termina di pochissimo al lato. Al 16° di Paolo Antonio forse tocca il pallone con la mano in area teramana con Nicoletti che lascia proseguire fra le proteste locali. Passa un minuto e sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Fofana ad incornare di pochissimo sopra la traversa. Al 26° arriva la svolta della gara con Cruciani che tocca in area, ma la
Flaccari e con Nicoletti che indica il dischetto. Il tocco dell'ex beneventano è leggero, ma Nicoletti non ne vuole sapere e assegna il rigore che Fofana non sbaglia, regalando il vantaggio ai padroni di casa. La reazione del Teramo si concretizza con una conclusione di Lenoci al 40esimo, respinta da Anedda che salva la sua porta prima dell'ultima opportunità che capita al 94esimo a Cruciani, che colpisce in pieno la traversa di destro a sancire la giornata negativa del Diavolo. Ed ora andiamo in Serie D, vittorie per le ultime della classe Giulianova e Amiternina, sconfitte invece per San Nicolò ed Avezzano, pari amaro per il Chieti che si fa raggiungere in pieno recupero dal Monticelli, il servizio di Andrea Costantini. Giulianova e Amiternina battono un colpo e ridanno linfa alla loro rincorsa salvezza. Le due abruzzesi restano sul fondo della classifica, ma i successi di ieri dicono che c'è ancora grande voglia di lottare e le distanze tra le varie posizioni della parte bassa della graduatoria si sono sensibilmente accorciate. Michele Gelsi ringrazia l'ennesima bella giocata stagionale di Daniel Giampaolo, che a inizio ripresa giustizia la recanatese dell'abruzzese Meco Monaco. Prestazione concreta dell'11 giallorosso, nonostante restino le tensioni di una piazza che fatica ad entrare in sintonia con la proprietà Serraiocco. La Amiternina cammina sul velluto sul campo dell'Isernia. All'opera le due T scoppitane, Torbidone e Teriaca, mettono il loro sigillo sulla vittoria in terra pentra. Due reti nel primo tempo e gara archiviata. Molisani in crisi piena, per il tecnico De Bellis potrebbe essere stata l'ultima panchina. Per la Amiternina il modo migliore di iniziare il doppio turno in trasferta. Domenica la squadra di Scoppito giocherà a Recanati. Nulla da fare per l'Avezzano sul campo di una delle squadre più in forma del campionato, il campo basso. Per un'ora i marsicani non hanno scampo e subiscono le marcature dei lupi molisani con Gabrielloni e Alessandro. Di Curzio subentra e ravviva il finale di partita, ma il tentativo di rimonta viene sedato da Grazioso in pieno recupero. Per l'Avezzano è la terza sconfitta nelle ultime quattro gare, secondo stop consecutivo invece per il San Nicolò, che a Pesaro viene punito da un gol dell'ex Costantino. Quinto posto ancora in salvo, visti gli assalti mancati di Recanatese e Fermana. Domenica beffarda per il Chieti, che gioca una buona gara ad Ascoli ma subisce il pari beffa nel quarto minuto di recupero, una rimonta doppia quella del Monticelli grazie alla giornata di gloria del difensore Mauro Sosi, ex capitano del Giulianova. Ad illudere il Chieti sono state le marcature del solito Dos Santos e quella pregevole di tacco di un altro difensore, Sbardella. Restano due punti persi per il Chieti, che non riesce a innescare la rincorsa playoff e resta sempre vicino alla zona playout. Siamo sempre in attesa che inizi la conferenza stampa all'Aquila da Sergi, anzi del Premier Matteo Renzi. Ovviamente conferenza stampa che dovrebbe iniziare tra pochi minuti, speriamo di proporvela prima della chiusura del nostro telegiornale. Intanto continuiamo con la pagina dello sport. Pineto ospiterà per una settimana da oggi un collegiale della Nazionale Paralimpica di ciclismo che parteciperà alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Vediamo. Alex Zanardi, il grande entusiasmo di Pineto per accogliere la Nazionale Paralimpica di ciclismo. Sì, un entusiasmo che supera ogni aspettativa, lo dico sinceramente, mi ha scaldato il cuore. È bellissimo, se questo è l'inizio, caspita, non oso immaginare che cosa ci riserva il proseguo della settimana, però sono molto felice di essere qui, come lo sono tutti i miei compagni della Nazionale Italiana Paraciclistica, e quindi inizio dicendo semplicemente grazie per l'accoglienza meravigliosa che ci avete riservato. Questa è una bella giornata, ma è anche una giornata importante per lanciare diversi messaggi, uno in particolare con le difficoltà, diceva prima Alex Zanardi, bisogna comunque andare avanti. In realtà lanciare un messaggio è anche un po' arrogante, perché significa che credi che gli altri debbano allora, per forza per raccoglierlo, ascoltarlo. Credo che stia ognuno di noi nel cercare di farci aiutare dagli altri, cercando in loro un'ispirazione. Noi siamo qui a fare il nostro, ad allenarci, a preparare una cosa molto importante come la Paralimpiade. Se qualcuno sarà in grado, guardando noi, di trovare un comune denominatore con la propria vita o di mettersi in tasca uno strumento per risolvere problemi magari di altro genere, beh, noi di questo siamo onorati. Una squadra che vuole fare le cose per bene in queste Paralimpiadi. Sì, appunto, abbiamo cominciato già dall'accoglienza qui a fare le cose per bene, quindi è una squadra quotata, una squadra prima nel ranking mondiale, quindi comunque ha degli obiettivi alti
ha puntato obiettivi alti e sicuramente riuscirà in qualcosa di grande anche quest'anno. Per Paolo Addesi resta un leader di questa squadra? Ma io ho dato tanto, sto cercando di continuare a dare ancora il massimo. Normale che la concorrenza è elevata perché le altre nazioni sono veramente forti, però ci difendiamo bene e finché sarà così diamo battaglia. Per il quarto anno consecutivo si disputerà in Abruzzo la Final Eight di Coppa Italia di calcio a 5. Quest'anno l'evento toccherà anche le province di Teramo e Chieti. Sale l'attesa per l'edizione 2016 della Final Eight di Coppa Italia di calcio a 5, che per il quarto anno consecutivo si disputerà in Abruzzo. I campioni della Serie A, quelli futuri dell'Under 21 e le stelle della Serie A femminile Elite saranno in campo dal 2 al 6 marzo. In Abruzzo, a Pescara e nel territorio circostante Pescara ci sono tutte le condizioni di passione, di affetto, di impiantistica sportiva, di organizzazione. Quindi per questo ormai questa Final Eight di Coppa Italia femminile, di Serie A e di Under 21, che è un evento tradizionale che si svolge in Abruzzo. Quest'anno la divisione ha allargato anche il momento agonistico in provincia di Teramo, quindi con questa grande offerta del sindaco Di Martinsicuro, del palazzetto, e quindi l'Under 21 vivrà tutta l'attività agonistica fino alla finale. È un momento, sì, motivo di orgoglio avere di nuovo qui la divisione e questa importantissima manifestazione. E il segnale è che il movimento del calcio a 5 in regione rimane uno dei più grossi movimenti in Italia, e con tre società in Serie A che ancora adesso si dividono la possibilità di vincere ulteriormente lo scudetto e di vincere anche questa Coppa Italia. E l'altro motivo d'orgoglio è la partecipazione alla Final Eight della società di Montesilvano di calcio a 5 femminile, che ci dà grandi speranze per ribaltare il risultato dell'anno scorso in questa manifestazione, perché sta facendo un campionato a livello nazionale importantissimo. Quindi ci sono tutti i presupposti dal punto di vista tecnico, agonistico, ma soprattutto organizzativo, di offrire di nuovo con Pescara, con Martinsicuro e con Chieti momenti elevati di calcio giocato. Prima della chiusura torniamo a collegarci con Assergi, dove si sta attendendo l'arrivo del Premier Matteo Renzi all'interno della sala della conferenza stampa. Francesca, ci sarà ancora un po' da attendere, visto che evidentemente l'incontro privato di Renzi si sta protraendo. Allora Alfredo, la prima cosa, sì, si sta protraendo, ma insomma noi lo stiamo aspettando. Qualcuno dice forse saranno a pranzo, perché effettivamente come orario dopo loro andranno a Chieti. La prima cosa da ricordare è che oggi ricorre il secondo anno da quando Renzi si trova al governo. Questa mattina c'è stata una lunga conferenza stampa a Roma dove ha parlato di quello che è stato il resoconto di 2 anni e anche dei prossimi impegni futuri, uno dei quali è stato anche annunciato la conclusione della Salerno-Reggio Calabria per la fine del dicembre 2016. Questa giornata quindi apre quello che è la nuova parte del suo mandato, nel quale si va proprio nei territori, come lui aveva annunciato e scritto, a vedere le aziende che funzionano. Perché ha scelto questi due obiettivi in Abruzzo? Ha scelto i laboratori nazionali del Gran Sasso e poi la Walter Tosto di Chieti Scalo, perché sono state le due aziende che hanno messo in atto il Jobs Act. Per quanto riguarda Walter Tosto si è parlato di più di 50 assunzioni a tempo indeterminato. Per i laboratori nazionali del Gran Sasso i dati non sono stati forniti, ed ecco il perché anche il governatore D'Alfonso ha saputo ieri in tarda serata dell'arrivo del Premier Renzi, quindi anche per lui è stata una sorpresa. E questa giornata si sta svolgendo, diciamo, un po' senza troppe direttive, nel senso che questa visita doveva essere... Francesca, sì, dobbiamo chiudere il TG, però ti dico subito un fuori programma, che torneremo dopo aver dato spazio al palinsesto con una parte speciale del TG6 per seguire la conferenza stampa di Matteo Renzi. Dunque torneremo a collegarci con te. Per il momento ti saluto, grazie. Chiudiamo qui l'edizione del TG6. Appuntamento a fra poco per la conferenza stampa del Premier Matteo Renzi. Grazie.